Voilà, ciao a tutti ragazzi, cominciamo con una notizia molto triste e sono appena entrata in gioco e questo è ciò che sta accadendo. Ma che tristezza, Viola! Oddio, no! Ragazzi, Viola, sì. È giunto il suo momento, purtroppo si sveglia. Io vorrei lasciare Brant a dormire. Oddio, Jerry, mi stai assistendo anche tu alla scena. Mannaggia. Ragazzi, andremo a mettere anche lei nel cimitero degli animali. Jerry, mi è diventato tristissimo. Oddio, che cosa brutta. Volevo lasciare Brant a dormire perché sapete che lui è un amante degli animali, più che altro dei cani. E ti prego, morte. Io forse ho il fiore della morte, quindi avrei potuto anche chiedergli se in un modo o nell'altro non posso. Non mi fa più interagire con lei. Ah no, forse però è troppo tardi, non è vero? È troppo tardi. Bene. Allora ti prego, vattene, lasciaci da soli. Poverino. No, no, Brent non è. No, Brent, dormi. Dormi perché tu non puoi assistere a questo. Perché Brant ti lascerà dormire, non vuole assolutamente che tu assista a queste scene. Oddio. Incidiamo l'epitaffio. Vorrei che fossi qui. Che fossi ancora qui con noi, Viola. Ci manchi, ci manchi! Oh, povero Jeremy, è rimasto tutto solo. Oddio, che tristezza, Jeremy. Oh, abbraccio confortante, ti prego. Confida i problemi e abbraccialo. Perché anche lui è rimasto solo. Lutto perché ha assistito alla morte, vedete, perché non volevo far assistere Brent? È in lutto per un animale. Oddio, che tristezza. Poverino. Dormi ancora un poco. Ragazzi, come iniziare la puntata nel peggiore dei modi? Doveva essere una puntata allegra. Ragazzi, una domenica mattina uggiosissima. Brent sta cercando di sfogarsi un po' con lo yoga. Sapete com'è? Lui è solito passare la prima fase della mattina. Penso che oggi un bel massaggio ci servirà. E Brant ha passato la notte in bianco, quindi sta ancora dormendo, poverino. E invece Maria, che sarà la protagonista proprio di questa puntata, perché vuole spiegarvi i suoi progetti futuri, lavorare a maglia un maglione. E lei vorrà lavorare tantissimo su Propsy. Voglio farle proprio creare un negozio, una vetrina online. Pierce! Ah! Ancora! Eh sì, ragazzi, perché io mi devo occupare di Pierce, solo che ovviamente una cosa alla volta, per fargli interrompere, finire tutte le relazioni amorose che aveva con le 20.000 sim con cui è stato nel corso della sua vita, perché appunto le sue relazioni ormai stagne e solo con, oh mio Dio, con Monica. Quindi questa è una situazione da risolvere. Assolutamente no, non puoi chiederle la mano, cioè dire di sì, la devi lasciare. Una stalker questa, o non vuole capire. Non avevo la certezza in me la giornata. A quanto pare non era destino. Certo che non è destino, Pierce. Ormai lei sta diventando, perché anche questo è il suo. Vedete? Il suo, diciamo, la sua aspirazione. Consiglia e influenza le vite di altri sim. E quindi cosa sarà lei? Una stilista che avrà poi un negozio online su Propsy in cui venderà anche le sue creazioni lavorate a maglia. A maglia! Oddio, mi sento in groia. Maglia, non maglia. Oh, ascolta qui la tua musica da concentrazione. Guardate qui quanto sono carine le ranocchie che saltano da una parte all'altra dello stagno. Veramente, mi piacciono un sacco. Oh, dai. Piccolino, medita un pochettino, poi ti vai a fare una bella doccia ispirante. Canti un po' sotto la doccia. Ma guardatelo, ragazzi, con questo tatuaggio, non riesce neanche a canticchiare nella doccia. Veramente triste, povero Brent, ti si spezza il cuore. Oh, Dio, che tenero che sei.
Va bene, allora direi di No, cambiare no, tenuta e di mettere il nostro abito proprio per il giardinaggio e quindi chi ci chiama? Monica Berlinghiere. Mi dispiace molto per il tuo rotto, andiamo a fare colazione qui. Oh, Monica, grazie, non posso, sono occupata oggi, occupato. Ma grazie per l'invito, sei un amore. Vieni a curare il tuo giardino. Cioè, qui abbiamo fiori della morte a gogo, ma non ci è servito in questo caso. Oh, ragazzi, ed ecco qui il buona. maglione che abbiamo creato, qualità eccellente. Cioè, tu che livello sei di lavoro a maglia? Cioè, solo livello 5, quasi 6, veramente. Sì, una grande. Allora, cambiati un attimo l'abito. Oggi fa caldo, quindi mettiti un abito estivo, uno qualunque. E ormai andiamo a fare colazione. Vi dico che progetto abbiamo per questa bella donzella. Andiamo, direi sì, qui perché Monica, ho saputo della scomparsa di un sim che ti era molto caro. Volevo farti le mie condoglianze. Monica, sei la migliore, è inutile. Non è tempo di festival, qui è tempo di grandi progetti. Allora, usciamo tutto ciò che abbiamo e facciamo colazione perché dobbiamo parlare del nostro futuro. Cioè, ragazzi, guardate, anche Carmelo ci contatta. Avete visto che amici stupendi abbiamo? Grazie, Carmelo. E ragazzi, vedete, stiamo qui a fare colazione, ma siamo tutti davvero tristi, tristi. A parte che Giorno è la nuova abilità che non c'entra un cavolo con questo lutto, ma che a noi serve per altri scopi. Facciamo colazione all together e nel frattempo diamoci conforto. A vicenda. Perché? Perché adesso Brandt farà un discorso. Lui sapete che è un artista e quindi diciamo trae sempre delle lezioni molto importanti da questi vari aspetti della vita. E volevate consolarvi a vicenda, appunto, e appunto ancora di più stimolare la vostra piccola che ormai sta diventando una donna a trarre il meglio dalla vita, appunto, chiedere dei suoi hobby. Loro conoscono questa sua passione per. Lei ha già bevuto il tè delle api. Questa sua passione per il lavoro a maglia, per lo stile. Devo dire, questa è stata tanto influenzata da Brent, che devi bere, Brent, perché vi alzate tutti insieme, va bene. E quindi diranno: io penso che. Proprio da questi momenti così tristi tu debba trarre il meglio. Devi capire che la vita è una sola e devi fare sempre del tuo meglio per poter raggiungere e realizzare i tuoi sogni. Quindi, piccola mia, stai tranquilla, vedrai che ce la farai. E volevo farle fare una conversazione profonda proprio per dirle, eccolo qui. Vedrai che ce la farai, impegnati già da ora. Perché con tutte le creazioni che stai vedendo ti vedo sempre sferzare. Non cominci a venderli su internet. Così in questo modo possiamo vedere già cosa c'è da migliorare, cosa va di più e puoi già appunto farti una nomea. Che ne pensi? E quindi sì, dedichiamolo anche alla nostra piccola. Viola che se n'è andata a questo passo perché lei sai che voleva sempre era sempre così attiva, giocherellona e quindi non dobbiamo perdere questa gioia che ci ha donato, deve essere anche la nostra forza, quindi su, datti da fare piccola, noi siamo con te, ti faccio vedere io come realizzare il tuo sito, ti farò fare un bel lavoro dagli stessi guru tecnologici, informatici che hanno creato il mio sito dove vendo le mie opere d'arte. Tu sai che diciamo puntiamo molto su queste, ecco, segreti di cucina, no, di professionali. Conto molto sulla vendita dei miei quadri. Abbiamo sentito cose dell'altro mondo sul tuo conto, una proposta spaziale. Assolutamente no, io devo andare in pensione. Infatti, questo è un altro passo. Siccome è la giornata dei grandi passi e di cambiamenti, volevo insieme a voi. Oddio, oh, la sto consolando per la morte, piccolina. Vedrai che andrà bene. Fidati. Ma in pensione, stiamo aspettando tutti questo momento. Perché? Perché ora che anche lui, che è sempre stato un grande lavoratore, si riposi, ragazzi, non si vive solo per il lavoro. Lui le sue aspirazioni le ha realizzate tutte, ben due, sia quella della forma fisica che quella del compagno di vita. Certo che voglio che vada in pensione.
ripulisci per favore? Oh, ti prego, anche tu però piccola, consola tuo padre che lo vedo... Oh, è qui il telefono, che lo vedo veramente molto triste. Oh, io punto molto nel caso di Francesca a farla diventare una persona molto empatica, sensibile, quindi deve avere un controllo emotivo molto sviluppato, perché appunto è importante che lei riesca a consolare per la morte. Ecco, chi è che ci chiama oggi? Non abbiamo pace. Marco Gentile? Sono davvero felice che tu mi abbia consigliato di vedermi con Marco. Ok, ho riso tutto il tempo, lo so, io conosco bene questa gente. Allora, dicevamo, consola tuo padre piccolo, perché ha bisogno dell'umore triste, esatto, ha bisogno della vostra forza. Lui si mostra sempre più forte, in realtà anche lui soffre tanto. Oh, questi ve li metto a lavare io. Piccioncini miei, papà, io lo sai che ti sono vicino, ce la faremo, vedrai. Tu vuoi baciare qualcuno? Oh, papà, vedete come si fanno forza a vicenda. Senna cosa, è stato meraviglioso stare in tua compagnia, so per certo che conserveremo degli splendidi ricordi. Oh. Eh sì, mi ha conquistato l'empatia. Allora, piccola, faccio un attimo nell'attesa che tu esprimi i pensieri malinconici, perché voglio che tu sia felice, tanti più in questo momento. Voglio che... Allora, Brent voleva chiedere a Brent della sua giornata, fallo, fallo. Chiedere della sua giornata, facciamolo. E datevi un po' di supporto affettivo, così vedete anche queste interazioni belle che abbiamo, proprio perché loro hanno, esatto, condivido il fardello emotivo, proprio perché loro hanno realizzato l'aspirazione dell'anima gemella. Piccioncini miei, quanto vi adoro, qui cosa mi è uscito intanto? Oh, pensionato, apri profilo del sim. Buoni amici, padre, momenti vicinanza crescevole, primi momenti piacevoli, amicizie in occasione di una perdita, amicizie, ecco, questo è reciproco. Well, sì che sapete darvi sostegno, ma andiamo ai fatti concreti. Ecco che si danno supporto, anche tu però, Brandt, dagli supporto, mostra il supporto, esatto. Direi che puoi. Allora, condividi fardello o no? L'ha appena fatto Brandt con te, dai supporto affettivo. I miei piccolini, oh, come siete belli, anche così vecchi. Oh, piccolino, non piangere. Oh, ragazzi, ma voi vi rendete conto? Ecco perché io amo vedere la casa circondata da foto. E ora ne faremo una bellissima anche a Maria. Prima l'ho chiamata Francesca, vero? Perdonatemi. Perché qui ci sono veramente i ricordi di una vita. Guardate, qui quando hanno scalato la vetta, si trovavano a Monte Comorebi, hanno scalato la vetta della montagna, qui al mercato comunale. Guardate come sono carini, come è passato il tempo, anche troppo velocemente. Qui a Granite Falls, quando Maria era ancora piccola, c'era ancora Rosy. Guardate quanti ricordi, oh mio Dio, quando erano ancora, diciamo, con il look preimpostato, veramente adoro vedere queste cose, perché alla fine è una vita passata insieme. Ricordi di veduta della tenuta di Fun in Festival, ricordate il picnic a Windenburg, nei luoghi nascosti di Windenburg, quante ne abbiamo passate con loro? E non è finita. Ora, a parte i loro quadri, a parte un altro ricordo sulla vetta di Monte Comorebi, qui c'è dell'altro. Le grotte, il santuario, tutti i dipinti che sapete ormai bene di Brent, tutti i trofei vinti da Brent. Wow, questa stanza è sempre più bella, veramente. Poi abbiamo qui altri ricordi, guardate, il Festival delle Lanterne, sempre lui a Monte Comorebi, il Tempio Sacro, cioè veramente. E se andiamo nella stanza, perché ve li mostro? Perché è anche un po' la giornata dei ricordi, no? Abbiamo qui loro due al concerto, Monica e Maria, sempre loro due che sono migliori amiche a Monte Comorebi, vabbè, dipinti sulla moda, che ve lo dico a fare. Qui abbiamo la nostra Maria da piccolina col pigiama dei Dalmat e il concerto di Vepa Rexha, o Reja Rexha, non ricordo, la sua cantante preferita. Vabbè, quanto tempo è passato. E allora ragazzi, tra le prime cose... stiamo cominciando una carriera, diciamo, part-time dopo la scuola, dalle 18 alle 22,
per in una famosa, possiamo dire anche bottega, nel senso negozio molto importante di sartoria, dove veramente la nostra Maria farà tantissima esperienza e comincerà anche a sviluppare il carisma, a parlare con i clienti, a capire meglio, no? Determinati abiti che si possono addire o meno a determinate persone, perché il suo proposito è quello di creare una genere di abiti che siano adatti veramente a tutti i fisici, non solo alle supermodelle, ma anche a persone che hanno fisici abbastanza curvi, no? Come il suo. Quindi veramente abiti per tutti, non solo per uomini e donne filiformi. E quindi questo è il suo obiettivo, cominciamo a fare esperienza e ad avviare però anche il nostro sito. Grazie al padre, diciamo, realizziamo un suo sito internet. Come? Andiamo qui nell'inventario. Oh, c'è la musica della morte qui. Dicevo, andiamo nell'inventario, cominciamo a esporre le nostre prime creazioni. Esponi su Flopsy e su Flopsy. Facciamo finta che questo sia il suo sito. E adesso faremo anche una bella foto a lei, che sarà appunto l'immagine del suo sito. E adesso Brent, che è un artista, no? Oh, piccolina, creerà per lei appositamente un logo, il logo del suo sito internet. E allora, ragazzi, il sito web è stato creato, manca solo il logo. Siamo indecisi tra due, diciamo, soggetti per il logo. Il primo è questo, che è sempre un dipinto pop art, molto in capolavoro addirittura. Il secondo è questo, è una bussola praticamente, un dipinto astratto, surrealista in realtà. Quale ne abbiamo fatti tanti, ma questi due sono quelli che ci convincono di più. E quale sceglieremo secondo voi? Quello meno banale? Direi la bussola, perché? Perché secondo la nostra Maria, la moda è anche un modo per esprimere se stessi, addirittura per, come posso dire, ritrovarsi, ritrovare la propria personalità. E proprio per questo io direi, complimentati in questo caso non per l'abito, ma per ciò che hai creato, papà sei stato bravissimo, io direi che sarà questo il nostro logo. Quindi lo metto nel suo inventario. Direi a questo punto che possiamo vendere questo, non ci serve più. E lo vendiamo, questo coso, alla galleria, perché sì, è un capolavoro. E quindi abbiamo trovato anche il logo. Manca solo la foto che faremo domattina alla luce del sole. E allora, ragazzi, tanto per cambiare ci chiedono una donazione. Noi la daremo non solo perché Brant è buono, ma perché loro credono molto in queste cose e quindi la organizzeremo. Oh mio Dio, Maria è stata sorpresa a giocare con il cellulare quando avrebbe dovuto seguire la lezione. E ragazzi, lei è molto presa dal suo progetto, quindi dovrebbe bastare una munizione? Dovrebbe bastare una munizione, assolutamente, cioè, non le esagerate. Tanto, voglio dire, ormai la scuola è quasi finita. E questa scena con lui non ce la possiamo perdere, perché sapete essere un amante della natura e della musica a 360 gradi. Oh. Oddio, attento Brent. Oh, la voce e punteggio karaoke di Brent migliorano senza sosta. Guarda come canta, bravissimi. Prendiamo il regalo, vediamo che regalo ci offrono. Cosa ci hanno dato? Ah, beh, emotivo punto croce del gatto, non lo useremo mai. E ragazzi, ci troviamo all'Ange Mira Stelle. Secondo voi perché? C'è Brent che si sta prendendo una bevanda e sta interagendo con gli ospiti perché è un evento particolare. Festeggiamo il compleanno, quindi diciamo faremo questo passaggio d'età per la nostra Maria, con questo evento di beneficenza, non solo per mostrarvelo, ma soprattutto perché qui Brant sta raccontando barzellette, vogliamo far conoscere la nuova, possiamo dire, una piccola startup di Maria, quindi la sua nuova impresa commerciale. Perché secondo voi? Perché i giorni sono passati, lei ha cominciato anche con questo piccolo, oddio, abbiamo già ricevuto 2000 simoleon. Abbiamo cambiato logo perché preso dall'ispirazione, sapete come sono gli artisti. Brent, ispirato, ha creato questo logo, guardate, molto meglio per una casa di moda. Un dipinto surrealista piccolo, anche questo un dipinto eccellente e credo sia molto più adeguato. Quindi sì, lo vedo perfetto anche per, come dire, per il logo del nostro sito internet. A questo punto continuiamo a chiedere delle donazioni generose ai nostri ospiti, anche alla nostra Candy Beatrice Bear, e vediamo quanto riusciamo a realizzare.
Oddio, ma mi sembra un'ottima opportunità questo, proprio per far conoscere alla gente, comunque oltre ai nostri amici, alla gente abbastanza ambiente di Selmeshuno, i nostri capolavori. Tra l'altro volevo farvi vedere che già il primo maglione, ecco, questo lo possiamo vendere, 219 simoni, ragazzi, ci avete idea di quanto si può migliorare, di quanto si può guadagnare con la moda? Tanto, tanto, tanto. Vediamo se Brent dona qualcosa. Cioè, se... Oddio, Bob. Oddio, Bob. Mamma mia. Sei arrabbiato. E vediamo se a questa nostra ospite, cui ora ci presentiamo, riusciamo a chiedere qualcosa. Perché è lei, perché è lei che deve farsi largo tra i clienti. E ora vediamo se riusciamo ad ottenere una donazione da questa tizia, che non mi sembra però molto convinta. Mamma mia, almeno piccola ce la potresti fare, mia cara. Tu che sei così brava. Vediamo se riusciamo un pochettino a comprarti nulla. Allora, mia cara, chiediamo a te una donazione generosa e poi anche alla nostra Beatrice. Vediamo se riusciamo un po' a farcela amica, perché è importante questo per ottenere le donazioni. Ragazzi, ora o mai più. Oh, ci è andata male, ma siete tirchi, ve lo posso dire. Veramente tirchi. Vediamo con... Oh, Ania, tu ci puoi aiutare. Vediamo se lei possiamo chiedere una donazione generosa, perché con lei siamo proprio amiche, perché gli abbiamo dato tante istruzioni d'arte, si è fatta da un nome pure lei, quindi Brent, conto su di te. Conto su di te, Brent? Credo proprio di sì, ragazzi! Oh mio Dio, ce l'abbiamo fatta! L'evento è andato, chissà cosa vinceremo, ma per saperlo, oddio, ci hanno rubato la torta! No, cioè, ragazzi, non è rimasto nulla della torta. Ma com'è possibile? Questo sarà un bug, ma chi se ne... Noi cerchiamo comunque di... Vai prima in bagno e ti faccio appunto passare d'età. E ragazzi, su questa torta invisibile con Pierce e Monica che festeggiano, flirtano. Auguri, piccolina. Facciamo passare lei d'età perché voglio con voi raggiungere questo obiettivo. Non solo abbiamo completato a livello oro la festa di beneficenza e abbiamo... Gli ospiti hanno una tale stima di te che ti hanno donato un trofeo benefico di cristallo. Si augurano che lo esporrei con orgoglio per immortalare questa importante occasione. Oddio, prima non andiamo a casa, lo voglio proprio vedere. Ma adesso cresci, mia cara Maria. Oddio. Ragazzi, quanti passi importanti. Allora, lei è... creativa, buongustaia ed è a tutti e cinque tratti. A me questo serve tanto perché voglio che comunque lei diventi una persona molto attiva socialmente. E proprio per questo, allora, la creatività l'ha presa da papà Brent, direi buona da papà, oddio, da papà Brandt. Donano le beneficenze e diventano tristi quando interagiscono con sì malvagi. Vogliono la pace del mondo. Bene, Brent, ora tocca a te venire in questo lato della città che è bello illuminato e farle una bella, bella foto. E ragazzi, questa è la foto. Ho deciso, proprio stilosa al massimo. Proviamone un'altra. Anche questa mi piace. E abbiamo la foto anche per il sito. Ragazzi, ragazzi, torniamo a casa, vediamo cosa abbiamo ricevuto, ma soprattutto io volevo fare una foto con questo scenario illuminato delle City Lights, luci della città, per fare queste citazioni carine. E poi ci salutiamo e vi spiego anche perché. Allora, ragazzi, ci ritroviamo a casa e guardate qui intanto il premio stupendissimo che abbiamo vinto con la festa di beneficenza a livello oro. Direi, cara, che tu adesso puoi veramente iniziare il tuo lavoro. Lavoreremo molto da casa. Però, ragazzi, in questo senso lei non avrà adesso un amore, se la prenderà comoda, perché appunto non è detto che la vita deve andare allo stesso modo per tutti, e quindi lei adesso darà prevalenza, priorità alla sua carriera e diventerà una influencer di stili, assolutamente. A me, diciamo, viene di più dire una stilista, però anche questo va bene perché lei poi lo diventerà, andando avanti con la carriera, lo diventerà e quindi creerà lei gli stili. E sapete che sarà appunto per tutte le fisicità, quindi veramente festeggiamo in allegria
prendiamo una bevanda e facciamo un brindisi. E io condividerò adesso la nostra Maria. Assolutamente sì, in galleria, così voi potrete, è riuscito fa il brindisi, veramente cominciare a giocare con lei con questa carriera artistica molto diversa dal solito, sapendo anche tutti i retroscene, il suo passato. A farlo anche tu un brindisi, Maria, assolutamente, perché questo è il tuo momento, veramente sei diventata una donna, sai cosa vuoi veramente nella vita, questo non è da tutti. E veramente ragazzi, io sono stra felice, ci voleva questo momento insieme agli amici, alle persone ricche, diciamolo, e niente, stiamo cominciando veramente queste unghie stupende, una nuova fase della nostra vita, se lo merita. Nel frattempo vi mostro le foto che saranno sul suo blog, diciamo sul suo sito internet, per le sue creazioni. Andiamo di già a vendere la nostra prima, il nostro primo oggetto della nostra collezione, ragazzi, spedisci subito. E con i brand terminiamo così, ragazzi, veramente è stato un successo meritatissimo, e siamo quindi quasi alla conclusione, alle ultime puntate della serie di Crossolo. Ci saluteremo passando da Monica e Pierce, e vi farò vedere insomma cosa succederà nella loro vita. E io spero davvero che questa serie vi sia piaciuta, diciamo, spero di essere stato originale nel raccontarvi le loro varie fasi della vita, ma soprattutto datevi un bacio, che avete cresciuto una figlia stupenda. Bacia, e soprattutto le vicende diverse per ogni famiglia. Io vi ricordo che per sostenere il mio canale potete iscrivervi, lasciare un like, ma soprattutto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, piccioncini miei. E vi ricordo che comincerà subitissimo, alla conclusione di questa serie, una legacy molto molto bella, che credo che in Italia non abbia fatto nessuno ancora, quindi vi aspetto per i prossimi aggiornamenti. Ciao.